Hello there! In questo episodio di Answering Tales esporrò per voi la risposta a una domanda che sono sicuro sia interessante da discutere anche per chi ha già la soluzione, ovvero quanti e quali sono i più importanti clan mandaloriani? Per rispondere inizierò offrendovi un'esplorazione della loro gerarchia, del perché definiremo alcuni più importanti di altri basandoci sulla stessa e di quale fosse il loro ruolo nella società mandaloriana. La struttura della cultura di Mandalore era piramidale. Il Mandalore, il cui titolo rappresentava l'identità di regnante, era un singolo individuo e la massima autorità a cui tutte le casate rispondevano. In alcune epoche caratterizzato dal possesso dello scettro mandaloriano, la Dark Saber, un'arma originariamente appartenuta al Mandalore Tar Vizsla, primo e probabilmente unico Jedi mandaloriano noto nella storia galattica. Le casate, simili a fazioni politiche, erano grandi gruppi che riunivano più clan sotto il proprio vessillo. I clan, infine, erano le diverse famiglie, solitamente provenienti da diversi pianeti del sistema, ma tutte mandaloriane. Ciò che è importante evidenziare ora è che essere un clan ed essere una casata non sono la stessa cosa, ma una famiglia può comporre un clan dominante e dunque al contempo un clan e una casata, o comporre invece un clan senza appartenere ad alcuna casata. Per chiarire al meglio i ruoli e i valori dei gruppi, prima di rispondere vi presenterò tutti i clan dai nomi noti e le loro affiliazioni conosciute durante l'era della Repubblica, dell'Impero e della Nuova Repubblica. La famiglia Vizsla componeva un clan dominante che aveva radici proprio su Mandalore, ma era anche membro centrale della casata Vizsla, dunque non solo un clan o una casata, bensì entrambi. Come casata, oltre ovviamente al clan Vizsla, tra i suoi vassalli vantava anche il clan Wren, che risiedeva su Crownest, e il clan Saxon. La famiglia Kryse poi, esattamente come i Vizsla, componeva un clan dominante, ma aveva radici sul pianeta Kalevala ed era membro centrale della casata Kryse. Un'altra famiglia dominante era poi quella dei Kast, che guidava la casata Kast, di cui il clan Rook faceva parte. Conosciamo poi altri clan di cui però a oggi non ci è dato sapere più dettagli, come il clan Eldar, il clan Awod, e il clan Madorn che, nato a partire da un figlio della Ronda e dunque discendente di un gruppo non affiliato a una casata specifica, a sua volta non sottostava ad alcuna casata e per ora non può essere identificato come vassallo o compagno di altri clan. Finendo con una menzione d'onore, cito i Protettori, un gruppo di guerrieri scelti onorati dall'incarico di proteggere il Mandalore. Pur non essendo esattamente un clan, sono al contempo la più grande ed eterogenea delle alleanze, poiché i protettori accolgono membri da tutti i diversi clan, senza distinzione di schieramento o casata. Torniamo dunque alla domanda, conoscendo tutti i più grandi clan canonici noti e con una risposta, almeno per quella che sarebbe la concezione voluta dalla gerarchia mandaloriana. Quanti e quali sono i più importanti clan mandaloriani? Tra quelli noti, sono tre i clan più importanti. I clan Vizsla, Kryse e Kast, ma più ampiamente anche tutti quelli che eventualmente ancora non conosciamo e che ciò non di meno a loro pari si sono guadagnati l'onore di guidare una casata che porta lo stesso nome del loro clan, poiché nella piramide che vi ho descritto sono di un solo gradino più in basso del Mandalore e dunque le più alte autorità dopo il regnante di questo popolo leggendario. Spero che il video vi sia piaciuto e che la risposta fosse di vostro interesse e ora, invitandovi a commentare, sono curioso di sapere quali domande avete in serbo per me e magari una preferenza personale tra i vari clan discussi. Senza dubbio io vi risponderei clan Wren. La prossima settimana sarà finalmente addirittura d'arrivo il video che vi ho annunciato, dedicato alla lore e alla storia completa di Datomir e del suo popolo. Per la successiva settimana invece potete come sempre aspettarvi un nuovo episodio di Answering Tales. In arrivo, Ordine 66. Quali Jedi sono sopravvissuti? Io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, che la forza sia con voi.